Buonasera a tutti, benvenuti a questo terzo incontro del ciclo Come sta la famiglia? Quarto incontro del ciclo appunto Come sta la famiglia, e che è il nostro ultimo incontro, l'incontro conclusivo di questo lavoro che il Circolo Feltre insieme al Centro Ciaspeghi e alle l'associazione della famiglia Martin ha voluto organizzare tra l'anno scorso e quest'anno. Abbiamo iniziato a febbraio con l'intervento del professor Cornaggia e con grande piacere chiudiamo questo lavoro insieme con Sua Eccellenza Monsignor Massimo Camisasca, Vescovo Emerito della Diocesi di Reggio Emilia e Guastalla, fondatore della Fraternità Sacerdotale San Carlo Borromeo e autore di svariati testi, se li elencassi tutti non finiremmo più, quindi mi limito a ricordare i tre libri sulla storia di Comunione e Liberazione, La sfida della paternità, Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani, tutti dedicati anche ai temi di cui tratteremo oggi, e da ultimo un romanzo, Nella luce dell'inizio, che peraltro potete trovare, alcune copie sta andando a ruba, quindi alcune copie siamo riusciti a recuperarle, sono al banchetto libri. Io lo ringrazio di cuore di aver accettato il nostro invito, è in un'agenda già fitta e piena di impegni, però per noi era veramente un piacere e un onore e poter avere questo momento di incontro con te per diciamo fare anche un punto di sintesi di questo tentativo che insieme agli amici degli altri centri culturali abbiamo fatto, per cui mi taccio e ti ringrazio e ti cedo immediatamente la parola. Bene, benvenuti tutti. Non so se l'incontro sarà poi così positivo come ha auspicato lui, e neppure se riuscirò a rispondere alle vostre domande. Comunque cercherò di farlo. Mi sono giunte un po' delle vostre domande che sono state selezionate all'interno di tante domande che sono arrivate, e poi Maffi mi ripresenterà le domande che riterrà opportuno e poi altri dal posto potranno farle. San Giovanni conclude il suo Vangelo dicendo: se noi dovessimo raccogliere tutte le parole di Gesù, tutto l'universo non potrebbe contenere questa biblioteca. Penso che qualcosa di analogo si possa dire anche sulla famiglia. In questo tempo in cui la famiglia è indubbiamente malata, sono uscite valanghe di libri su questo tema, da ogni punto di vista, psicologico, sociologico, storico, teologico, eccetera, no? E c'è un po' il rischio di rimanerne sotterrati. Quindi io voglio evitare questo rischio, anche perché mi sembrerebbe assolutamente fuori luogo, dopo gli incontri che avete già fatto, ritornare a un'analisi della situazione della famiglia, ma vorrei piuttosto rispondere a una domanda. Di fronte a queste situazioni di difficoltà, che sembrano essere quasi la totalità dello schermo della realtà famiglia, no? Se uno immagina oggi uno schermo di un computer che raccolga i dati sulla realtà famiglia, no? E quello schermo sarebbe occupato in gran parte dalle difficoltà. Ma questo schermo è la nostra mente, perché gli schermi trasferiscono poi i loro dati sulla nostra mente, dai giornali, dai telegiornali, dai media, dai social media, dalle conversazioni, no?
siamo bombardati di percezioni negative o perlomeno problematiche che tendono, ecco questo è l'aspetto a mio parere profondamente negativo, che tendono a fissare il nostro sguardo sugli aspetti problematici della vita che viviamo, come se anche la nostra vita fosse solo problema, difficoltà, negatività. Guardate che questo è un processo che di fatto tutti noi poco tanto abbiamo interiorizzato, ma lo abbiamo interiorizzato non soltanto e forse non soprattutto per quanto riguarda la famiglia, ma per quanto riguarda la vita. Perciò io penso e sono profondamente convinto che per partire con un passo nuovo verso la realtà famiglia occorre partire con un passo nuovo verso la realtà vita, cioè occorre un cambiamento dello sguardo. Vi invito a soffermarvi su questa mia prima osservazione. Una delle notazioni più frequenti che capita di fare è che ci sentiamo soli di fronte alle difficoltà, la solitudine. Vediamo le difficoltà come una grande montagna che ci sovrasta e che ci sembra impossibile scalare. Ma perché ci sentiamo soli? Che cosa vuol dire cambiare lo sguardo di fronte alla nostra solitudine, percepita come condizione permanente o invece come condizione occasionale in certi momenti della vita? Cosa vuol dire mutare lo sguardo? Vuol dire accogliere Dio nel nostro schermo. La solitudine dell'uomo contemporaneo, dell'uomo postmodern, di cui anche noi siamo parte, questa esperienza di impotenza che talvolta abbiamo di fronte alle difficoltà, deriva dal fatto che non c'è più Dio nell'esistenza dell'uomo. Cioè che abbiamo eliminato il mistero. E quando il mistero lascia la vita, che cosa succede? Che la nostra vita si riduce a delle dinamiche terrene di cui non sappiamo trovare il bandolo e di cui non riusciamo a darci ragione. Quando vengono a parlarmi coppie di sposi e mi raccontano o assieme o singolarmente di problemi che vivono, dico loro: ma qual è il soggetto che deve affrontare questi problemi? E naturalmente dicono: siamo noi due, no? E c'è tanto, sembrerebbe tanto, no? Invece di affrontarli singolarmente lo facciamo assieme. Sembrerebbe di avere raggiunto già un obiettivo di grande valore. In realtà la famiglia non è fatta di due, ma di tre. La famiglia è una realtà di persone abitata da Dio, e laddove questa abitazione viene meno, per distrazione, per consuetudine, per
perché in realtà la nostra fede è diventata abitudinaria, formale, moralistica, la famiglia comincia ad entrare in affanno. Questa è una cosa che vedo, e vedo tanto, e vedo in tante famiglie che vengono a parlarmi, e cioè la esilità della presenza di Dio nella nostra vita. Dio è un nome, forse talvolta un comandamento, qualche volta un obbligo, qualche volta una memoria di tempi belli passati, di una giovinezza in cui abbiamo ricevuto una formazione particolare. Ma anche se questo non è vero, perché stiamo vivendo una partecipazione attiva a una comunità, talvolta anche il nostro essere in una comunità parrocchiale, una comunità del movimento di CL, qui ci sono molti CLini, o una comunità di altro genere, è qualcosa, un'appartenenza che non entra a dare forma alla nostra vita familiare e alla nostra vita personale. E perciò rimaniamo soli, ma non di quella solitudine positiva, che è la solitudine dell'io davanti al tu, che riconosce che non esiste nessun tu sulla terra che possa colmare il suo io, ma di quella solitudine negativa che dà alla persona la percezione di stare vivendo una sconfitta o una difficoltà insormontabile. Soltanto se diventa concreta nella nostra vita la storia dell'alleanza di Dio con l'uomo, la storia iniziata con Abramo, proseguita con i re, con Davide, con i profeti e poi culminata nell'incarnazione del Figlio di Dio, e continuata attraverso il fiume di vita che questa incarnazione ha portato, soltanto se l'alleanza non rimane una semplice parola che descrive qualcosa che è accaduto nel passato, ma è un'appartenenza viva nel presente, la famiglia può acquisire un suo significato. Perché vedete, se non c'è più la storia dell'alleanza, se noi la studiamo, la storia dell'alleanza di Dio con l'uomo è fatta di vittorie e di sconfitte. Non è per niente una storia dall'apparenza rosea. Pensavo in questi tempi che cosa è stata per Israele l'esperienza dell'esilio, quando prima i siriani e poi i babilonesi hanno deportato i capi del popolo a Babilonia, e tutti coloro che contavano nel popolo di Israele, e così era rimasta lì in Palestina una popolazione decapitata. Che cosa era accaduto? Era accaduto che la promessa della terra sembrava definitivamente venir meno. Ma poi distruggono il Tempio, e quindi non c'era più il rapporto fra Dio e l'uomo, perché il Tempio era il luogo in cui Dio si faceva presente. E poi con questo viene meno il sacerdozio. E poi non ci sono più i re. Ma allora Dio mantiene le sue promesse, o le promesse di Dio sono solo un grande inganno? Se noi non siamo parte viva della storia dell'alleanza, se noi non conosciamo come Dio corregge il suo popolo, noi confondiamo le correzioni con le punizioni,
confondiamo le difficoltà con le sconfitte e vediamo tutto nero. E cominciamo a fare i bilanci. Mio marito non è come pensavo, mio figlio in realtà non fa quello che avevamo immaginato, sto dicendo delle cose banali, no? Perché poi ci sono cose drammatiche, ovviamente. Ma se noi non entriamo nell'alleanza, cioè in un dialogo vero con Dio attraverso la vita di una comunità, Dio diventa il programma che noi facciamo sulla nostra vita e sulla vita degli altri. E allora la domanda sulla vita viene falsificata, cioè viene falsificata la risposta alla domanda che cosa è importante nella vita, che cosa conta nella vita. Perché i figli non sono nostra proprietà. E la nostra vita non è nostra proprietà. Già queste affermazioni che faccio nella loro semplicità ci fanno capire quanto è penetrata dentro di noi, penetrato dentro di noi uno sguardo mondano sull'esistenza. Non possiamo più vivere la famiglia se rimane dentro di noi questo sguardo mondano. Nessuno vive per se stesso, scrive San Paolo nella lettera ai Romani, e nessuno muore per se stesso, nessuno vive per se stesso. È una frase che dovrebbe colpirci come una pugnalata. In realtà noi pensiamo di vivere per noi stessi, e giustamente Gesù ha detto: ama il prossimo come ami te stesso. Ma allora che cosa vuol dire San Paolo nessuno vive per se stesso? Vuol dire che lo scopo della vita non è fare l'ingegnere, il medico, il professore, lo spazzino, ma lo scopo della vita è testimoniare Cristo. E questo può avvenire in qualunque condizione, anche amando quel figlio che mi ha lasciato e se n'è andato dopo avermi per anni rubato i soldi per comperarsi la cocaina. Perché se sono io il termine di giudizio e di bilancio della vita, nessun bilancio verrà mai positivo nell'esistenza. Il bilancio della nostra vita dobbiamo farlo sull'offerta della nostra esistenza a Cristo. E talvolta l'offerta è pesante, dolorosa, è faticosa, no? Quando diventa poi una malattia in casa, un Alzheimer di un parente, un Parkinson, oppure un figlio che ci è stato rubato a 15 anni da un incidente automobilistico. Allora, se non c'è il senso dell'alleanza, non c'è più il senso della gioia, il senso della positività, di quello che Dio costruisce attraverso tutte le nostre, i nostri doni e le nostre ferite. Ciascuno di noi è pieno di doni. Innanzitutto il dono della vita. Noi non potevamo non esserci, no? E ci siamo. Siamo perché nelle infinite miliardi e miliardi di possibilità Dio ha scelto me. Ma non solo mi ha scelto, ma mi ha fatto conoscere attraverso suo figlio e la Chiesa perché ci sono. Ma pensate quanti miliardi di persone nel mondo
non sanno perché ci sono. E brancolano nella tristezza e nel buio della ignoranza del peso di ciò che la vita chiede loro. O la vita, cioè Dio, regala sempre delle gioie a chiunque, a qualunque mondo appartenga, e quindi regala sempre un'apertura di finestre sul perché dell'esistenza. Non c'è nessun uomo, nessuna donna a cui Dio, almeno per un attimo, non abbia manifestato la possibilità di guardare il perché dell'esistenza. Fosse solo attraverso il sole, o una notte di luna, o una montagna, o un mare, o lo sguardo di un figlio, o la carezza di un marito, di una moglie. Ma noi abbiamo avuto di più. Abbiamo avuto una rivelazione esplicita di tutto questo. E lo abbiamo avuto dalla concretezza carnale di comunità. Sì, che hanno certamente sempre, chi più chi meno, aspetti di fastidiosità per i temperamenti, per le sensibilità, per le picche e le ripicche di noi poveri uomini, ma che comunque sono un segno di Dio imprescindibile nella nostra vita. Penso alle convivenze. Appunto, anche qui, come tutti gli altri aspetti della famiglia, no? Potremmo fare enciclopedie, ma da che cosa nascono in fondo le convivenze? No? Le convivenze di figli, posso dire ancora qualcosa? Ah, ok. Le convivenze di figli nati da famiglie cristiane, no? Nate da noi, dalle nostre famiglie, no? Cosa nascono? Vabbè, possono nascere tanti motivi, ma alla fine che idea mi sono fatto io delle convivenze? Mi sono fatto quest'idea che non c'è più la speranza. Cioè la vita viene vista come qualcosa di faticoso. Di inaffrontabile. E soprattutto la vita dell'altro come qualcosa che può riservare improvvisamente una svolta pericolosa. Ma ci rendiamo conto che questo era vero anche prima? Cioè non è che un uomo e una donna si sposano perché hanno conosciuto tutto l'uno dell'altro. Occorre certo un periodo di conoscenza, è sensato, è ragionevole, è necessario. Ogni persona è un infinito. Quindi quello che manca nella convivenza non è la conoscenza, no? Tanti dicono, ma io convivo perché devo conoscere l'altro, giustissimo, no? Ma quello che manca è la speranza, cioè la certezza che fra di noi è accaduto qualcosa che ha dentro una promessa di eternità. E questa promessa rimanda necessariamente a Dio. Perché è Dio che è fedele, noi possiamo essere fedeli soltanto partecipando della sua fedeltà. Non ci sarà mai un momento nella convivenza di una certezza morale, è impossibile. Perché la persona umana, per sua natura, no? Non può, sono sempre io, sì, non può essere sicura di sé. Noi possiamo essere sicuri della sicurezza di un altro. Fidelis Deus per quem vocati estis. È Dio che è fedele che vi ha chiamati. Quindi la famiglia ha bisogno di una fede vissuta, cioè di una fede che dia forma alla vita,
altrimenti non può rinascere. Quindi è un cammino lungo, che non deve farci paura. È un cammino che non si esprimerà nei grandi numeri, per un bel po' di tempo probabilmente, ma che ha bisogno di un fuoco. Parva favilla, gran fiamma seconda, dice Dante, cioè ogni grande incendio, lo sappiamo purtroppo anche dai piromani, non nasce da un fiammifero. E quello che è importante adesso è questo fiammifero, cioè che chi vive l'avventura della famiglia cristiana la viva veramente fino in fondo, no? Come espressione di una fede consapevole, ragionevole e infiammata, che sappia perciò arrivare a un giudizio cristiano sull'esistenza e non mondano. E sono perciò delle esperienze nuove da vivere, no? Faccio un esempio di tutt'altro genere rispetto a quello che ho detto finora. I ragazzi che sono venuti da me, io ho molti contatti con ragazzi omosessuali che vengono credenti per dirmi cosa vuole Dio da me. E alcuni sono stati cacciati di casa. Io dico, ma può una famiglia cristiana pensare di cacciare di casa un figlio perché è omosessuale? Cioè, siamo agli estremi, no, della problematica, no? La fede è impossibile senza una comunità che mi educa giorno per giorno. La fede non è un generico rapporto fra la persona e Dio. La fede è l'esperienza del cambiamento della mia vita che avviene quotidianamente attraverso l'opera dello Spirito che passa normalmente attraverso l'opera dei fratelli e dell'Eucaristia. Quindi la famiglia ha bisogno di altre famiglie. Nei 10 anni di episcopato che ho fatto a Reggio Emilia mi sono proposto 2 cose soltanto. Certo, ho parlato anche di tante altre questioni, ma mi sono proposto due preoccupazioni, 2 obiettivi, che ci fossero delle comunità per i giovani e che ci fossero delle comunità di famiglie. Cioè che le famiglie, arrivando a dire il loro sì, non si trovassero soli, ma potessero impiccarsi in fraternità. Questa è la mia introduzione. Allora, siccome avevamo posso togliere la giacca perché qui è molto caldo, non so per intanto siccome abbiamo pensato questo momento anche Paolucci, poi dopo tagli questo lo taglio come dialogo, a partire dalle numerose provocazioni e osservazioni che ha fatto Don Massimo, io darei subito la parola a voi, no? A chi ha la possibilità e il desiderio di intervenire, così sfruttiamo il tempo. Io sono molto contento di poter ascoltarvi. Tanto più le vostre domande saranno brevi, no, tanto più potranno parlare più persone, no? Certo, talvolta occorre, Jean Guiton diceva ci vuole molto tempo per essere brevi, e aveva ragione, perché la brevità
è una dote dell'età matura. Però se riuscite, bene, fate come potete, insomma. Grazie. Allora, ci sono 6 domande già, quindi chi sa di aver fatto delle domande può cominciare ad uscire, o anche altri. Cerchiamo di non perdere tempo. Intanto, mentre aspettiamo, vi ridico il succo di ciò che ho detto. Il modo migliore per affrontare la vita della famiglia non è perdersi in analisi sulla famiglia. Non dico che siano inutili, non sto dicendo questo. Sto dicendo che questo non è il primo punto, la nostra preoccupazione fondamentale. Perché tanto che la famiglia è in crisi, lo sappiamo già, non è che abbiamo bisogno di spendere milioni con i centri di ricerca per saperlo. Quali sono le difficoltà più o meno le conosciamo. Quello che ci interessa più profondamente, no, è come affrontare questo momento di difficoltà, come viverlo, non per, con la testa rivolta all'indietro, ma con la testa rivolta in avanti, cioè per scrivere una pagina nuova. E per scrivere occorre tempo. Bene, grazie signora. Di recente mi è capitato... Se dici chi sei, sì, Lucia. Così io fingo di ricordarmi. Lucia. Cosa fai? Faccio l'insegnante di lettere. Bene. E la mamma. E la moglie, magari. Di recente mi è capitato di rileggere una meditazione di Padre Lepori sul generare figli di Dio, nella quale egli afferma che, citazione, nell'accogliere un figlio, uno, se non è ottuso al 100%, percepisce subito che quel dono è dato e tolto nello stesso tempo, che quel dono non è suo, perché un bimbo non è un pacchetto di carne circoscritto dalle dimensioni del suo corpo, del suo essere qui, ma è già un'immensa avventura, un inafferrabile destino. In procinto di partorire il nostro terzo figlio, nonché di fronte agli altri due, sento profondamente tutta la verità di questa affermazione. Eppure, sia con i miei altri due figli, sia con mio marito, mi rendo conto che nella banalità del quotidiano ne sono dimentica, tendendo a ridurre questa coscienza a un continuo misurare e giudicare secondo i miei criteri. In altri termini, mi sembra che sia la mia istintività a prevalere con loro. Come riuscire invece a far crescere e dominare la coscienza che tutto è dato, tutto è dono, ed esserne lieta e agire di conseguenza? Bene, allora divido la mia risposta in due parti, brevemente. La prima parte è sul tema del dono, sottolineato da Lepori. Io non ho avuto figli biologici e non sono una donna e quindi non ho portato dentro di me per 9 mesi un figlio. Penso che questa sia un'esperienza in un certo senso ineffabile, cioè che la donna non può riuscire a raccontare veramente fino in fondo, può solo trasmetterne. Sì, può trasmettere quell'esperienza attraverso la meraviglia di ciò che sta accadendo in lei e anche attraverso il sacrificio di ciò che sta accadendo in lei, il sacrificio della maternità. Penso che un padre e una madre, quando nasce un figlio, sono inevitabilmente e graziosamente, per fortuna,
travolti proprio dalla percezione che è accaduto qualcosa a loro che non viene solo da loro. E questa è un'esperienza fondamentale della vita, no? Quell'esperienza fondamentale che dovrebbe risvegliare in noi, anche in noi che non abbiamo avuto figli biologici o che comunque abbiamo dimenticato questo, che la vita, ogni vita è un dono. Io stesso sono un dono. Io sono un dono per me stesso e per gli altri. Ogni vita è qualcosa di donata e quindi ogni vita non può essere definita, Giussani dice nel suo libro del percorso, nel senso religioso, non può essere definita dalla somma dei dati biologici che la costituiscono. È anche vero che questa meraviglia è, come ha detto la nostra amica adesso, no? È una meraviglia che poi inevitabilmente tende a smorzarsi, ad affievolirsi. La meraviglia davanti alla vita ha la stessa dinamica di caduta della meraviglia davanti alla fede, davanti all'incontro con Cristo. E quindi che cosa è fondamentale nell'uno e nell'altro caso? Il dinamismo della memoria. Cioè ricominciare, risvegliarci. Questo è lo scopo per cui Cristo ha voluto la Chiesa. Un luogo di memoria. Cioè un luogo in cui la presenza di altri mi dà uno scossone. Oppure anche semplicemente la presenza di altri, no? Attraverso una parola, un canto, un aiuto, una telefonata, risveglia in me un po' della consapevolezza dell'origine. Quindi, perché prima ho sottolineato l'importanza decisiva dell'appartenenza a una comunità? Perché in noi c'è una tendenza, diciamola pure la parola peccaminosa, cioè frutto del peccato, di dimenticare noi stessi, di dimenticare ciò che ci costituisce nel profondo, di dimenticare le cose più grandi e più vere della nostra vita. Però penso che per una mamma basti guardare veramente il volto del proprio figlio, perché questa dimenticanza venga spazzata via. E certe volte, lo sappiamo, basta guardare anche certi fenomeni della natura, leggere certe poesie, vedere certe opere artistiche, ma soprattutto è la carità. La carità, cioè l'amore all'altro perché c'è, che è il riflesso più potente della gratuità con cui noi siamo venuti alla luce. Per questo l'educazione alla carità è un asse fondamentale della vita di una comunità cristiana. La carità è intesa proprio come condivisione della vita dell'altro, come scoperta che io non esisto se non come condivisione della vita dell'altro. Prego, dottor. Io ho i bimbi che fanno le elementari e iniziano ad affacciarsi le tematiche di affettività, di introduzione a che cos'è il matrimonio. E per loro? Già. Diciamo che sorgono domande, ecco, di recente ho parlato con amici su queste tematiche
Da questo dialogo sorgeva questa questione, no? Come trasmettere il senso e il valore del matrimonio senza che sia, come dire, un dogma, cioè ho il timore, anche sentendo quel suo esempio sulla famiglia del ragazzo omosessuale, no? Un'idea, un timore che si possa rischiare di crescere il figlio con dire devi sposarti, mentre, e mi torno alla mente sue parole quando si parlava di trasmissione della fede sul fatto di lasciare aperte le domande, no, dei figli, di dire come far sì che al figlio venga il desiderio di ambire al matrimonio, che non so se sono riuscito a distinguere, a far chiarire, sì. Allora, io lo conosco, ci conosciamo da anni, quindi so anche il retroterra di questa domanda. Io direi così, cioè qual è l'aspetto importante della sua questione, no? La precocità, la battuta che ho fatto sulla precocità, che oggi i ragazzi sono sollecitati a domande che anche solo 20 anni fa o 30 anni fa non si ponevano nella scuola elementare. Di questo dobbiamo essere consapevoli come genitori, no? Scusate, se io sono un ragazzo di terza elementare, no? E mio papà e mia mamma si sono divisi. Allora è una ferita sentire da un altro ragazzo il racconto che suo papà e sua mamma si amano. Allora questo non vuol dire che dobbiamo mettere tra parentesi la famiglia, no? Voglio dire che i ragazzi oggi ricevono delle sollecitazioni nella scuola elementare già che erano inimmaginabili un tempo e di fronte a cui noi come genitori dobbiamo essere attenti. Ci sono anche dei risvolti ancora più drammatici di questo, no? E cioè la pornografia che già attraverso i social media entra nella vita del ragazzo, soprattutto se è in possesso di un telefonino o di uno smartphone, o comunque se non ce l'ha lui gli viene magari fatto vedere dal suo compagno. Cioè, quindi dobbiamo essere attenti che la vita del ragazzo oggi subisce di fatto delle provocazioni che un tempo erano impensabili o impossibili. Prima cosa, allora, è importante un dialogo con loro, perché una delle cose più dure che ho sentito dire dai ragazzi che ricevevo da vescovo è: non so con chi parlare, in classe non si può perché mi bullizzano, in casa non riesco a parlare, con chi parlo? Quindi una cosa importante è, nei limiti del possibile, senza essere soffocanti. Voi direte, venga lei a fare il papà e la mamma. Vabbè, ho capito. Io vi sto dando dei consigli, poi direte come potete, no? Nessuno è chiamato a fare l'impossibile. Ma essere attenti alle esperienze che vivono, alla tristezza e alla gioia, a come parla degli amici, alle esperienze che vive con gli amici. Quindi, se riusciamo ad essere come genitori un canale aperto, questa è già una cosa molto importante. Se ci sono delle mezze domande, non evitarle. Non pensare, no, ma adesso è presto, te lo dirò dopo, fra un anno, 2 anni, 3 anni. No. Se ci sono delle mezze domande, non evitarle. Se
se mio figlio di quarta elementare torna a casa e dice: ma sai che il Pierino mi ha detto che lui ha due papà? Una domanda così non si può evitare. E bisogna dire perché il papà e la mamma sono un maschio e una femmina, che cosa c'entra in questo nel loro amore, e imparare anche a non chiudere le porte con nessuno. È un'arte difficile, difficilissima penso, però è un'arte necessaria. D'altra parte queste cose poi il ragazzo le vede in televisione, le vede nei film, le vede, e quindi un dialogo con loro su questo va fatto assolutamente. Che ci sono diverse forme, ma capite che questo non può avvenire se non c'è una storia di alleanza. Cioè, che cosa ha detto Gesù sul matrimonio? Che cosa ha vissuto? No? Come mai Abramo aveva tante mogli? E anche Davide. Che cosa è cambiato con Gesù? Che cosa è cambiato nel rapporto fra papà e mamma che hanno incontrato Gesù? Che cos'è il di più che loro vogliono vivere con i loro figli? Invece mi sembra fuori luogo l'idea di vi sposarti, cioè questo lascia che ci pensi lui a suo tempo. Ok, other questions, les autres questions, otras preguntas. Prego. No, 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 perché non viene qua davanti? Coraggio. A tutti quelli che ha scritto le domande, perché non si vengono fuori. Passi della rispetto a quello che diceva prima, io mi chiamo Ivano, non sono uno di quelli che ha fatto le domande, sono, potrebbe dettagliare meglio la questione della speranza che parlava all'interno della coppia, proprio quando non parlava prima, no? Ma non tanto per la convivenza, proprio perché per come l'avevo, io ho sempre pensato che la speranza è proprio un cammino, che si fa la speranza è un proprio dentro un cammino, cioè uno ha questa speranza dentro proprio il cammino all'interno del matrimonio, cioè non è che uno nasce già con la speranza, non è che uno quando mi sposo ho già la speranza che vada tutto liscio, no? E confondi la speranza con la previsione. Hai ragione, è vero, hai ragione. La speranza è la certezza che Dio ti accompagna, questa è la speranza. E che Dio porta a compimento la promessa che ha messo dentro di te. Secondo modalità sue, che in taluni momenti possono essere anche molto complicate agli occhi nostri, complicatissime per la nostra pochezza, no? E quindi la speranza è la certezza che lui mi sta tenendo per mano e realizza quello che mi ha promesso. Il caso più, secondo me, più scandaloso e tremendo è il caso del sacrificio di Isacco. Ma come? Tu hai detto a sto Abramo che diventerà il padre di un'infinità di generazioni, conta le stelle, guarda la sabbia, più numerosa di questo e di quest'altro. Sto povero Isacco con sta povera Sara non riescono ad avere un figlio, non ce l'hanno, alla fine in età sono sterili, sono di qui e di là, il figlio arriva perché appunto Dio mantiene le promesse, no? Ma dopo un po' gli dice: sacrificami tuo figlio. Ma insomma, dico, qui dov'è la logica? Vabbè, Aristotele non c'era ancora stato, ma comunque, dov'è la logica?
via Brahma proprio c'era un'obbedienza, perché lui era cosciente che Dio gli voleva bene, quindi quindi gliel'avrebbe ridato suo figlio, gliel'avrebbe ridato, perché Dio non contraddice se stesso, l'avrebbe fatto risorgere. Israele non credeva alla risurrezione, ma se tu leggi i commenti rabbinici a questo brano della Genesi, i rabbini scrivono: Abramo credeva che Dio avrebbe fatto risorgere da morte suo figlio e per questo è andato a obbedire a quello che Dio ha fatto. Infatti siamo noi, solo noi cattolici cristiani, che parliamo del sacrificio di Isacco. Gli ebrei parlano del legamento. Grazie. Paolucci. In parte la domanda che era stata fatta sui figli, come parlare ai figli di certe cose, diciamo, spinose, è già un pezzo della domanda che volevo farti, però lo guardavo dal punto di vista non tanto di come parlarne con i figli, ma di come rapportarsi con persone che vivono esperienze che ci sembrano anomale, no? Coppie omosessuali, convivenze, persone che cambiano sesso, eccetera. E allora, da quello che tu dicevi prima, mi sembra che l'accento che tu ponevi era sul fatto che dobbiamo essere certi di quello che abbiamo, del tesoro che abbiamo incontrato, e che questa è la cosa che possiamo offrire a tutti. E quindi la testimonianza è, come dire, la posizione che viene suggerita, cioè essere testimoni del bello che abbiamo incontrato. La domanda che faccio è: basta la testimonianza o serve qualcos'altro? O forse crediamo che la testimonianza, appunto, che la parola testimonianza... Ma dipende cosa si intende per testimonianza. Allora, innanzitutto non esistono i casi, esistono le persone. E ogni persona ha una sua storia, e quindi io devo connettermi con quella storia. Non necessariamente per approvarla, no? Però devo connettermi con quella storia. In secondo luogo, devo quindi capire che cosa per quella persona può avvicinarla a Cristo e quindi a una lettura nuova della sua vita. E questo è un discernimento da fare volta per volta. Prima cosa, non rompere mai con nessuno nei limiti del possibile. È chiaro, se uno mi chiede: o tu approvi fino in fondo la mia scelta X, no? Oppure non entri più in casa mia. Vabbè, in quel caso gli dico: senti, non entrerò più, però è una scelta tua, non è una scelta mia, no? Però per quanto spetta in me, non rompere mai, perché io non sono il padrone delle vite degli altri. Io semplicemente ho ricevuto da Cristo il compito, attraverso il battesimo e la cresima e la vita nella comunità, di essere suo testimone. Testimone non vuol dire semplicemente vivere qualcosa di nascosto, ma testimone vuol dire metterlo in luce. Non mettete la vostra lampada sotto il tavolo, no? Quindi anche raccontare la bellezza della tua famiglia, la bellezza del sacramento cristiano. Poi uno dice: no, guarda, io invece preferisco la convivenza. Mi spiego, però questo va valutato di volta in volta. Non è che io vado lì da un amico che è convivente, entro lì, mi siedo sulla sedia, adesso stai a sentire, ti racconto che cos'è il sacramento del matrimonio, bla 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 bla. Insomma, cioè
La fede non uccide la ragione, no? Ma la alimenta. Quindi mi sembra che... No, oggi è, ma secondo me è una sfida interessante, no? Quella di trovare modalità nuove e parole nuove per dire cose antiche. E è chiaro che il rischio è evidente, no? C'è chi dice, attenti che stiamo toccando la sostanza, no? I conservatori, che sono una minoranza. E altri che dicono, ma no, ma tanto basta la carità, che cosa intendano per carità, poi sarebbe tutto da precisare, basta la carità, quindi qualunque scelta va bene, tutto è amore, eccetera, eccetera. Questi sono i scille caritti. Quindi la posizione vera, ma non vera dal punto di vista semplicemente dell'ortodossia, vera dal punto di vista di un'esperienza vissuta. E allora, ma quanto tempo ci ha messo la Chiesa per dire che Gesù era vero uomo e vero Dio? E noi pensiamo di trovare le parole per dire situazioni nuove, scioccanti, così di colpo. Nella fedeltà alla vita della Chiesa troveremo anche le parole di una testimonianza più efficace. L'importante è non correre indietro o avanti, cioè indietro dicendo non si può trovare nessuna nuova espressione, o avanti dicendo tutto uguale, come invece fanno parecchi teologi anche milanesi. Prego. Io sono portavoce di chi aveva già mandato una domanda, cioè mia moglie, che è dovuta andare via. Leggo la domanda che aveva sì, fatto. Sì, grazie. Quest'estate è nato il nostro primo figlio, Giovanni. È stata un'estate molto, davvero ricca per noi. E lei è? Io sono Ruggero. No, e la moglie cosa Virginia, fa? Virginia, ostetrica. L'ostetrica che era prima tavola, esatto, ok. Sì. Una delle cose che più la caratterizza per la nostra famiglia è l'emergere del giudizio chiaro per alcuni fatti accaduti, che noi, che la famiglia, che ha bisogno della compagnia della Chiesa, ha bisogno della comunità per rimanere viva. Adesso Giovanni ha un mese e mezzo e una delle cose con cui mi sono scontrata è il fatto che la presenza di Giovanni mi chiede tra sacrifici anche quelli di non partecipare più come prima ad alcuni momenti della vita della comunità. Io capisco che ciò a cui sono chiamata ora è la maternità e per la nostra storia sono davvero grata e stupita di questo ed è davvero per me il richiamo più grande. Ma come non rischiare nel tempo di adattarsi, magari isolarsi e piano piano spegnersi? Cosa lei consiglia alle giovani famiglie che si trovano ad affrontare questo tema? Come lei consiglia di organizzarsi per la partecipazione a momenti comunitari? Quali criteri usare, banalmente, per andare a messa, se andare separati o no, a un incontro come questo, cosa fare, come organizzarsi, cose così. Abbastanza, sì, abbastanza facile da rispondere. Allora, complimenti per aver scelto una donna veramente top. No, mi ha impressionato prima a tavola. Allora, è chiaro che quando nasce un figlio, e soprattutto il primo, no? Si capisce che tutto cambia. E lo si capisce nella concretezza delle ore proprio, perché soprattutto poi un mese e mezzo, quanto tempo è? Un mese e mezzo, figurarsi, cioè notti insonni, le 7 pompate al giorno, e chi si alza e chi non si alza, il marito che comunque è al lavoro poi deve andare, la moglie invece no, per fortuna un anno sta a casa. E, no, la sua sta a casa un anno. E quindi tutto cambia, veramente tutto cambia, no? Questo fra l'altro ci fa riflettere su ciò che dicevamo prima, no? La dinamica del dono, cioè il
primo figlio che nasce mi sembra essere l'esempio più carnale, più ficcante, più importante che ci sia del metodo di Dio con cui Dio si relaziona a noi, cioè interviene attraverso dei fatti. E quello lì è un fatto, il figlio è un fatto, è un fatto, è una presenza fisica lì, che piange di notte mentre tu resti a dormire, che ha bisogno di essere allattato e che poi domani comincerà a gattonare e poi sporcherà i muri e poi hai paura che apra, che metta le dita nelle prese della corrente e poi a poco scopre i giocattoli, insomma una presenza, no? Con cui non si può non fare i conti. Ecco, l'importante è che i conti si facciano assieme. E questo qui, del figlio che nasce, è proprio una delle prime evidenze della diversità fra di noi, no? Perché uno comincia a dire, il marito dice una cosa, la moglie ne dice un'altra, poi figurarsi domani sulla scuola, sui vestiti, sulle partite di calcio, gli allenamenti, eccetera, eccetera. Quindi il figlio è una scuola, il figlio che nasce è una scuola. È una scuola su cosa vuol dire comunione. Su cosa vuol dire maturare assieme uno sguardo comune sulla vita, che non sempre riusciremo ad avere. E dovremo aiutarci a capire chi deve fare un passo indietro in quella situazione, in quell'altra. Che comunque sarà importante per nostro figlio vedere il papà e la mamma uniti nelle decisioni grandi, importanti della vita, no? Una delle conseguenze è che naturalmente non si può più uscire come prima, perché c'è questo figlio. Qualcuno deve stare con lui. Vabbè, dopo magari fra un po' di tempo arriverà la babysitter, eccetera, eccetera, ma comunque il figlio c'è. E stiamo attenti, no, alla tentazione fra un po' di mesi o di anni di metterlo là davanti allo schermo, di metterlo là davanti alla PlayStation, perché io devo fare come se non ci fosse. È chiaro che quindi questo implica anche delle decisioni sulla partecipazione ai momenti della comunità. Ma se siamo una cosa sola, io e mia moglie, partecipando uno parteciperà anche l'altro. Se tu ami l'unità, ha scritto Sant'Agostino, hai in essa anche tutto ciò che ha l'altro. In essa vivi tutto ciò che vive l'altro. Poi magari ci sarà la necessità, alcuni momenti, una giornata di inizio, una cosa, eccetera, di esserci tutte e due. Ci sono dei nonni talvolta molto condiscendenti, no? Però è chiaro che non si può più guardare come prima, no? Ma forse si può apprezzare di più quello a cui si partecipa per il sacrificio che è chiesto l'uno o l'altro. Per quanto riguarda la partecipazione alla messa, dov'è Don Luciano? Non c'è più. Ah, Don Luciano, e per quanto riguarda la partecipazione alla messa dipende dal parroco. No, nel senso che ad alcuni preti dà molto fastidio i bambini che piangono. E quindi dipende un po', insomma, no? E la partecipazione dei bambini alla messa
è una cosa molto dibattuta nelle nostre comunità. Non voglio essere il vescovo che viene da fuori, che dà indicazioni per questa diocesi che non è la mia. Io personalmente, qui lo dico da fedele, il bambino che piange a messa è come se pregasse, quindi a me sinceramente non dà fastidio, però in taluni casi, certo, se piange dall'inizio alla fine, suscita l'ira dei vicini e al momento dell'abbraccio di pace che accontenta, forse è meglio non portarlo, però, ok, altra domanda, prego. Ma più che una domanda, le domande che mi facevo io mentre ti ascoltavo, e non me le facevo soltanto in questo momento, ma per fortuna me le faccio spesso. Io sono sposato da 41 anni. La domanda che mi pongo è: io voglio bene ancora mia moglie dopo 41 anni? Io sono contento, la mia vocazione è stata una cosa positiva nella mia vita. La risposta non è mai sì, sempre. Soprattutto è sì quando mi rendo conto che è il cemento della nostra unione. Scusa, che? Chi è il cemento della nostra unione. Cioè, quando io mi dimentico di lui, la nostra unione si sgretola, ma anche la mia persona, perché è una cosa sola. Cioè, quando io mi dimentico che le fatiche che mi pone davanti nella nostra unione non sono, cioè sono la strada che il Signore ha scelto per noi, la cosa diventa difficile. Quando invece riconosco questo, addirittura viene fuori la gratitudine sia dell'unione mia con mia moglie, sia il fatto cioè gli voglio più bene. Probabilmente se non ci fosse questo cemento dopo 41 anni, penso che sarebbe difficile riconoscere questa unione con la felicità e la gioia che ho nelle difficoltà. Perché ripeto quello che dicevo prima: quando questa certezza manca, quando la sua presenza non è riconosciuta da me, e va in crisi un po' tutto. Grazie. Penso che quello che conta non sono le nostre défaillances, ma sono i nostri sì. Io in questo momento sono a 48 anni dall'ordinazione sacerdotale, no? Quindi 48 anni che ho sposato questa comunità che è la Chiesa, questa donna che è la Chiesa, no? Posso dire che per me ciò che conta sono i sì che ho detto, non i no che purtroppo in cui sono caduto. E la fedeltà di Dio, se ci affidiamo a Lui, ci accompagna. Una delle cose che dico, per esempio, a degli sposi che vengono in difficoltà, eccetera, dico: ma avete mai pregato assieme? Voi pregate qualche volta assieme? Generalmente no. Come si fa ad affrontare le difficoltà se non si prega assieme? È come Paolo che arriva in una certa comunità e dice: avete ricevuto lo Spirito Santo? Ma non abbiamo mai sentito parlare dello Spirito Santo. E quelli dicono: ma noi sappiamo neanche cos'è la preghiera. Ma come fai a percepire la presenza del mistero dentro la tua vita se tu non dialoghi mai con Lui? E se voi non dialogate mai assieme con Lui? Ultima domanda. Bravo. Io
Io mi chiamo Mirella e sono la moglie e mamma di due ragazzi adolescenti. E non avevo preparato la domanda, però sentendo parlare è proprio sorta spontaneamente questa, sentendo questo suo discorso e ripensando ai miei ragazzi, non poteva non nascere la domanda che spesso mi pongo: come facciamo io e mio marito, io e il papà, a rendere ragione della speranza che abbiamo? E perché i nostri figli non sono lontani dalla Chiesa, ma è evidente che l'incontro è personale quando accade è persuasivo. Per loro non è ancora così. Anzi, io a volte percepisco una tristezza, un vivere senza capire il senso delle fatiche che affrontano, delle difficoltà, in genere un po' della vita. E chiaramente questa cosa ci addolora, ma quello che tra l'altro mi preoccupa è vedere che la vita che io e mio marito facciamo, le nostre scelte, tutto questo li lascia indifferenti, li lascia così, come se la cosa non li riguardasse. Sì, perché se non scatta una certa luce è impossibile percepire il peso di certe esperienze. Lei, il suo marito, deve pregare Dio che faccia incontrare i suoi ragazzi con una comunità della loro età in cui il fascino di Cristo sia vissuto nella vita quotidiana. E comunque non entri per favore in una visione preoccupata, perché quello che i ragazzi percepiscono molto più di quello che noi ci immaginiamo, anche delle cose positive della nostra vita, anche se non lo danno a vedere per ma niente, certo, cioè. È chiaro che non lo danno a vedere, perché vivono in un momento in cui la contrapposizione è fondativa, cioè pur se posè il s'oppose, devono vivere un'opposizione per poter crescere, ma nello stesso tempo assimilano anche delle cose molto positive. Grazie. Ecco Maffi. Io ti ringrazio davvero per aver dialogato con noi e per averci accompagnato, soprattutto per averci aiutato all'inizio a non dare per scontato un fatto, no? Che il soggetto che vive la famiglia, no? E che quindi affronta tutto quello che accade, sono tre, cioè gli sposi ed io, no? Perché diciamo, lo dico personalmente, uno è sempre proiettato su cosa bisogna fare io e mia moglie per i figli, per le cose, e molto spesso il primo dato del sacramento lo perdiamo, no? Allora ti ringrazio non solo per tutto quello che ci hai comunicato, no? Ma anche a titolo personale, ma credo di tutti, per averci aiutato a ricentrare lo sguardo e la prospettiva, no? E questo è un aiuto grande al cammino che tutti siamo chiamati a compiere. Per questo ti ringrazio di cuore di aver accettato l'invito e di averci aiutato. Grazie. Alla fine facciamo una piccola colletta per i costi e buona serata.